Pace e bene a tutti e buongiorno. Oggi, 26 maggio, noi ricordiamo San Filippo Neri. Ascoltiamo. Filippo Neri nasce a Firenze il 21 luglio del 1515 da genitori che in passato erano stati importanti nella società. La madre morì dopo che diede alla luce il suo quarto figlio e la nuova sposa del padre instaurò un rapporto affettuoso con i ragazzi, soprattutto col pio e gentile Filippo. Appassionato di libri, amore trasmessogli dal padre, si formò nel convento dei Domenicani di San Marco. Su consiglio del padre, a 18 anni, Filippo andò da un parente e intraprese la vita da commerciante, ma le sue aspirazioni erano altre. Si recò a Roma come pellegrino penitente e lì visse gli anni della sua giovinezza. Attratto dalla vita contemplativa, Filippo predilesse le chiese solitarie, i luoghi sacri delle catacombe, il sagrato delle chiese durante le notti silenziose. La vita contemplativa era accompagnata da un'intensa attività di apostolato verso coloro che incontrava nelle piazze e per le vie di Roma, nel servizio della carità presso gli ospedali degli incurabili e nella partecipazione alla vita di alcune confraternite, come quella della Trinità dei Pellegrini, che con padre Persiano Rosa, suo confessore, ne fu l'artefice principale. Nel 1544, nella catacomba di San Sebastiano, sperimentò un'estasi di amore divino che gli lasciò un effetto fisico permanente sul suo cuore. Il 23 maggio del 1551, Filippo Neri venne ordinato sacerdote e andò a vivere nel convitto ecclesiastico di San Girolamo, dove si dedicò soprattutto alla confessione. Gli venne attribuito il dono di saper leggere nei cuori. La sua piccola camera non bastò più e Filippo ottenne da quelli della carità la possibilità di poterli radunare in un locale della chiesa che prima era destinato a conservare il grano che i confratelli distribuivano ai poveri. La sua occupazione principale però era ancora il lavoro tra i giovani. Nel 1575 Filippo organizzò i suoi chierici nella congregazione dell'oratorio. Per la sua società costruì una nuova chiesa, la Chiesa Nuova, a Santa Maria in Vallicella, affidatagli da Papa Gregorio XIII, dove trascorse gli ultimi 12 anni della sua vita. Morì nelle prime ore del 26 maggio del 1595, all'età di 80 anni. I pontefici e il popolo romano lo definirono Apostolo di Roma, e lo stesso Santo Papa Giovanni Paolo II, che spesso faceva riferimento alla figura di San Filippo Neri, lo citò nella bolla di indizione del grande giubileo del 2000. Quella di San Filippo è una storia di santità magnifica che sarebbe piena, piena, piena di tante cose che si potrebbero dire in questo momento, ma il mio grande invito è quello di approfondire proprio la figura di questo santo, del quale sicuramente avrete sentito parlare, ma di sicuramente ne saprete ancora un pochino troppo poco. Io vorrei solo proporvi questa frase, che è una delle tante che di lui abbiamo conservate, e dice: «Non fate i maestri di spirito e non pensate di convertire gli altri, ma pensate a regolare prima voi stessi». Ecco, un santo che dice, un santo che, come possiamo dire, ha la missione di convertire innanzitutto gli altri, non ha proprio, vediamo da questa testimonianza, in mente quello di convertire gli altri, come noi ci aspetteremmo. La prima missione di ogni cristiano, la prima vocazione è proprio la conversione del suo cuore, e da questa poi scaturiscono tante e tante altre conversioni, ma proprio in virtù di una testimonianza e di un valore di vita incarnato. Quindi non ci rendiamo arroganti e giudici degli altri, soprattutto con quel piglio di vanagloria del dire io sono più santo di te, ma ci insegna San Filippo tramite questa frase che la chiave
per arrivare al cuore degli altri è solamente la propria conversione. E quindi magari oggi possiamo fare proprio questo piccolo sforzo, facciamo un atto di umiltà davanti al Signore per tutte le volte che abbiamo avanzato l'idea di poter essere migliore di qualcuno o di qualcuna, e facciamo un piccolo esame di coscienza e chiediamo lo Spirito al Signore affinché ci illumini e ci faccia capire qual è il nostro prossimo passo per iniziare veramente una conversione più profonda di noi stessi, per la nostra santità e per quella di tutti gli altri. San Filippo prega per noi.